stato un weekend all'insegna del folklore a Figline. Sabato 10 e domenica 11 giugno si sono tenuti in piazza Marsilio Ficino gli eventi di atmosfere medievali organizzati dalla Compagnia delle Contrade Figlinesi in collaborazione con gli sbandieratori dei borghi e sestieri fiorentini, il centro di rievocazione storica della città di Montevarchi, la Proloco Marsilio Ficino e il comune di Figline Incisa. Una o due giorni densa di manifestazioni che ha riscosso molto favore ed ha portato in piazza tanti spettatori. Quest'anno c'è stata una novità, il gioco del Pozzo di Montevarchi, una competizione fra squadre che consiste nel centrare il bersaglio, rappresentato appunto da un pozzo, e che probabilmente nasce dalla necessità di stabilire chi, tra i quattro gonfaloni del centro storico della città, avesse la priorità nell'attingere dal pozzo nei mesi di siccità. Il premio per il vincitore è la mezzina, contenitore d'acqua che simboleggia la conquista. E per noi è anche un piacere aver cominciato a farla anche fuori dal contesto del perdono di Montevarchi dal settembre, ma sta facendo un po' a giro per la Toscana, siamo stati a San Marino, quindi è una novità che piace. E poi insomma il gioco è molto maschio, ci sono giovani molto forti che si danno battaglie e quindi specialmente il pubblico femminile apprezza, almeno questo è quanto ci dicono. Il bilancio dell'edizione 2017 di Atmosfere Medievali è sicuramente positivo e rappresenta per le contrade figlinesi un ottimo viatico in vista dei tradizionali eventi del perdono di settembre. Quando si fanno eventi come questi si parla di tradizione, ma la tradizione è soltanto costanza di lavoro tutto l'anno veramente per preparare questi eventi, per preparare poi ovviamente il Palio di San Rocco a settembre. E è un lavoro che loro fanno in maniera totalmente volontaria, quindi gli va riconosciuto. Sempre più contento di questa manifestazione che la Compagnia delle Contrade Figlinesi organizza e voglio appunto ringraziarli per il loro lavoro costante. Figline Valdarno è sempre un piacere collaborare e vedere quando la socialità collettiva vince e la cittadinanza risponde in modo positivo è sempre una gran gioia.